Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso babka. Questo dolce è originario dell'Europa orientale e successivamente si è diffuso in tutto il mondo. È un pan brioche intrecciato al cioccolato, guarnito con uno sciroppo all'arancia nella parte superiore. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 g di burro morbido, 390 g di farina per panettone o, se non ce l'avete, farina manitoba, 3 uova, 75 ml di latte intero fresco tiepido, 50 g di zucchero semolato, la scorza di un'arancia, i semi della bacca di vaniglia bourbon, 7 g di lievito secco e un pizzico di sale. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente di legno, perché è meglio per l'impasto a lunga lievitazione, e per prima cosa ci mettiamo dentro la nostra farina che abbiamo già setacciato. A seguire le uova, facciamo una piccola buca in mezzo. Lo zucchero, il lievito, il latte, poi prendiamo la nostra scorza d'arancia, la aggiungiamo, i semi della bacca di vaniglia bourbon, e per ultimo il pizzico di sale. Mescoliamo il tutto a mano finché non diventa un composto omogeneo. Giunti a questa consistenza, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo sul piano di lavoro e iniziamo ad aggiungere poco alla volta il nostro burro, mescolando continuamente. Adesso mia mamma vi illustrerà qualche movimento. Ragazzi, aggiungiamo il burro solamente quando la prima parte si è già ben assorbita. Appena finiamo di aggiungere tutto il nostro burro, continuiamo a lavorare il nostro impasto per altri 5-10 minuti, ossia fin quando non è bello omogeneo. Quando il nostro impasto sarà bello liscio e omogeneo, prendiamo una ciotola bella capiente che abbiamo unta d'olio, lo trasferiamo dentro, prendiamo della pellicola alimentare trasparente, copriamo per bene la nostra ciotola e lasciamo il tutto a lievitare a forno spento con la luce accesa per 2 ore o fino al raddoppio. Passate le 2 ore di lievitazione in forno, guardate come è venuto bene il nostro impasto. Ora lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro, aiutandoci con un tarocco. Prendiamo il residuo, poi lo stendiamo leggermente finché non assume la forma di un rettangolo. Ora applichiamo le 4 pieghe. 1, 2, stendiamo ancora un po', 3, stendiamo ancora un po', e 4. Perfetto. Ora con il nostro impasto creiamo una palla. Riprendiamo la nostra ciotola, ci rimettiamo dentro il nostro impasto, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e questa volta lo mettiamo in frigo a riposare fino a domani. Prima di tirare fuori dal frigo il nostro impasto, vediamo insieme gli ingredienti per il suo ripieno, ossia 100 g di cioccolato fondente al 72%, 100 g di burro morbido, 35 g di cacao amaro, 45 g di zucchero a velo vanigliato e 20 g di mandorle a scaglie. Per prima cosa sciogliamo cioccolato e burro a bagnomaria. Appena i nostri 2 ingredienti si saranno sciolti, aggiungiamo il cacao e lo zucchero a velo.
Poi mescoliamo tutto per bene. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti, la lasciamo da parte a raffreddare a temperatura ambiente. Dopo una notte di riposo in frigo, prendiamo il nostro impasto, lo togliamo dalla pellicola alimentare trasparente, con delicatezza lo togliamo anche dalla boule, lo trasferiamo sul nostro banco di lavoro, quale abbiamo spolverizzato di farina, poi aiutandoci con le mani creiamo una specie di rettangolo. Proprio così. Mettiamo un po' di farina anche sopra. E aiutandoci con un mattarello lo stendiamo fino a che formerà un rettangolo di 45 cm di lunghezza per 28 di larghezza. Quando il nostro impasto avrà raggiunto le lunghezze desiderate, quindi 45 cm per 28, ci versiamo sopra la nostra crema al cioccolato, aiutandoci con una palettina, e la stendiamo per bene su tutta la superficie, lasciando un centimetro dai bordi. Una volta finita di stendere la nostra crema al cioccolato, aggiungiamo sopra le nostre mandorle a scaglie. Fatto ciò, iniziamo ad arrotolare il nostro impasto il più stretto possibile, finché arriviamo alla fine. Giunti alla parte finale, allunghiamo leggermente aiutandoci con le dita il bordino del nostro impasto e finiamo di arrotolarlo. Ora, così come giriamo il nostro impasto in verticale e aiutandoci con un coltello ben affilato lo tagliamo in lungo. Dopo aver diviso a metà il nostro impasto, li sovrapponiamo al centro, in questo modo, e li intrecciamo. Ora mia mamma vi illustrerà, proprio così. Rifiniamo per bene e voilà. Ora lo trasferiamo in una teglia con carta da forno di 11 cm di larghezza per 27 di lunghezza, che abbiamo imburrato e ci abbiamo messo della carta da forno. Fatto ciò, copriamo il nostro impasto di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare in forno spento solamente con la luce accesa per un'ora, un'ora e mezza. Mentre il nostro babka sta lievitando, vediamo insieme gli ingredienti per lo sciroppo, ossia 50 ml di acqua, 50 g di zucchero semolato, la buccia di un limone e mezza bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo dentro un pentolino tutti i nostri ingredienti, partendo dall'acqua, lo zucchero, la buccia di arancia e la bacca di vaniglia bourbon. Fatto ciò, mettiamo tutto sul fuoco e lo lasciamo lì finché lo zucchero non sarà ben sciolto. Fatto ciò, prendiamo il nostro composto, lo copriamo con un piattino e lo lasciamo riposare fino al momento del bisogno. Dopo un'ora e mezza di lievitazione, cospargiamo il nostro babka di latte e lo cuociamo a forno ventilato 160 gradi per 35 minuti. Passati i primi 30 minuti, facciamo la prova a stecchino. Se vediamo che la parte superiore si è cotta un po' troppo, copriamo il tutto con una foglia di alluminio e lo continuiamo a cuocere. Ed ecco come si presenta la nostra babka dopo 35 minuti di cottura. Adesso la lasciamo dentro la sua teglia a raffreddare per 10 minuti. Passati 10 minuti la tiriamo via dalla teglia e la lasciamo a raffreddare su una griglietta. Arrivati a questo punto, cospargiamo il nostro babka con lo sciroppo all'arancia che abbiamo fatto in precedenza. Quando avremo finito di cospargere la parte superiore, bucherelliamo per bene il nostro babka. Proprio così. Dobbiamo andare fino in fondo. Poi, aiutandoci con un cucchiaio, facciamo in modo che penetri. Proprio così. Che entri anche dentro il nostro babka. Ma guardate com'è venuto bene il nostro babka, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene, ragazzi!
ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo insieme questa meraviglia di babba. A me piace mangiarlo in foglie, perché in ognuna di esse è ricoperta sia da una parte che dall'altra di cioccolato. E adesso la gusto insieme a voi. Ragazzi, è qualcosa di speciale. La glassa sopra è buonissima, si sente perfettamente l'arancia e non è troppo dolce. Si sposa alla perfezione con la crema al cioccolato fondente, che non è neppure troppo fondente. Poi ci sono anche le mandorle, che danno una nota di croccantezza in più. E nell'impasto si sente molto la lunga lievitazione. Insomma ragazzi, è veramente un dolce buonissimo, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!